tornare invece a quello che è il formattino che ho pensato, io spero che poi possa piacere al pubblico, ho pensato a una cosa. Al posto di fare quelle super domande strane, contorte, ho scelto tre argomenti, molto semplici all'apparenza, ma che tecnicamente ci daranno la possibilità di spaziare in un sacco di possibilità. Vi presento il primo. Alla fine della, diciamo, del talk, della intervista talk, avremo anche una piccola sessione, se volete fare qualche domanda dalla chat, di domande che appariranno a schermo e cose varie. Se vuoi partire, Fedro, introdurrei il primo argomento. Sappi che sarai tu quello che parlerà di più, perché di intervista si tratta, però comunque ci scambiamo informazioni, molto esperienze. Volentieri. Il primo argomento è questo. Molto semplice, ovvero i tuoi primi 10 anni con i videogiochi, da videogiocatore. Puoi decidere di spaziare tra raccontarci proprio come è andata, raccontarci l'approccio con le prime console, piuttosto che esperienze, cioè quello che ti pare. Letteralmente quello che vuoi, poi si discute. Vediamo cosa succede. Non lo so, tu cerca di pensare che copriremo circa 40-45 minuti di talk, quindi una decina di minuti ha più o meno risposta. Boh, una cosa così, poi se sforiamo non importa, però... Cerco di essere il più sintetico ed esaustivo possibile. Allora, io ho iniziato a giocare nel 1996, grazie a mio padre. Mio padre lavorava in una videoteca che aveva anche videogiochi, noleggiavano anche videogiochi. Okay. Il primissimo titolo a cui mi sono approcciato è stato Prince of Persia. Il primissimo Prince of Persia su Mac. Okay. Che all'epoca aveva anche dei livelli tagliati, quindi non era, diciamo, come la versione uscita su SNES che ho giocato poi negli anni successivi, che ancora oggi amo tantissimo. Quindi sì, il mio primissimo gioco è stato proprio quello con protagonista il principe di Persia, il principe di Persia, quello che avevo da piccolino. Ricordo che fu proprio mio padre a indirizzarmi su i titoli che oggi poi sono diventati i miei videogiochi preferiti. Nell'estate del 98, del 99, scusate, mi regalò Final Fantasy VII, di cui non ci capì un accidente, perché è tutto in inglese, un sistema di gioco particolare, e ovviamente un titolo strano per un ragazzino che all'epoca aveva la bellezza di 8 anni. Quindi approcciarsi a quei giochi in quell'età è sempre un po'... Ecco, in realtà sempre nel 96 avevo già giocato un altro JRPG, che è appunto Super Mario RPG, di cui sto portando un let's play in questo periodo, gioco a cui sono legatissimo proprio perché è stato l'entry point in uno dei generi che oggi amo di più in assoluto. Al di là di quello, sono stato anche appassionato di FPS, per quanto può sembrare strano. Ok. Ricordo che i primi anni, nonostante fossi molto piccolino, passai molto tempo a giocare a Doom. A Doom. E a Duke Nukem in soggettiva. Time to Kill su PlayStation 1. Quello l'ho giocato in realtà anni dopo, anni però dopo. Avevo giocato proprio quelli in soggettiva. Ovviamente con la supervisione dei miei genitori, cioè di mio padre in particolar modo. Poi in realtà in quegli anni è nato anche un grande amore per Nintendo, già vi dicevo appunto di Super Mario RPG, però ho passato i primissimi periodi da videogiocatore a spolpare Super Mario World, che ad oggi resta uno dei miei giochi preferiti di sempre, sia a livello di colonna sonora, sia a livello proprio di gameplay e struttura di gioco, molto semplice ma molto efficace. Purtroppo ai tempi non riuscii ad approcciarmi a Zelda, e ad oggi rimane una delle mie più grandi mancanze, nonostante abbia giocato Tears of the Kingdom e Breath of the Wild e Ocarina of Time, che forse è anche il titolo più famoso e più giocato anche dai non fan di Zelda. E poi vabbè, come dicevo prima, Final Fantasy è stato un altro grande amore, insieme a Metal Gear Solid per assurdo l'ho giocato prima di che poi di è la trinità di un sacco di giocatori dell'epoca, cioè sì, Zelda, Metal Gear, Final Fantasy è qualcosa che era sulla bocca di tutti praticamente in quel periodo, forse magari togliendo Zelda un po' c'era il Pokémon in quel periodo che poteva essere l'esplosione, ma
alla fine della fiera, parlando con le persone che si conoscevano in giro, c'era sempre quello. Due su tre c'erano, toh. Quindi esatto. Sì, un po' importanti, ecco. Sì, con Pokémon mi ci sono approcciato quando è uscito l'anime, perché giustamente tutti guardavano l'anime, collezionavano figurine. Scoprì poi ai tempi che vi era anche un videogioco, comprai anche quello, mi appassionai. Ebbi meno problemi rispetto ad altre persone perché io il genere RPG già lo masticavo. Ricordo che tanti ragazzini, miei amici dell'epoca, comprarono il gioco, rimasero un attimo sorpresi dal fatto che avesse delle meccaniche di gameplay così strane, perché sappiamo bene che negli anni 90 in Italia e in Europa il gioco di ruolo giapponese non era sdoganato come No, ancora no, certo. No. È stato poi nei primi anni 2000 che, grazie a PlayStation 2, grazie a titoli anche più accessibili e meglio rifiniti dal punto di vista del gameplay, il genere ha preso il volo. Io direi che forse è stato Final Fantasy X a attirare tanta folla rispetto magari anche a un Final Fantasy VIII che è stato il primo. L'8 magari ha approcciato un botto di gente per la questione dell'italiano, che chiaramente era importantissima, perché insomma era gran parte dell'esperienza poter capire quello che leggevi per i ragazzini. Esatto. E quindi sì, assolutamente. Credo forse per noi in Italia l'8 sia stato più importante del 10, però poi col 10 si è voluto tutto, chiaramente. Sì, col 10 è stata l'esplosione della serie proprio al di fuori e dei confini americani e giapponesi. Anche Final Fantasy VII ha sicuramente avuto la sua importanza, ma proprio a livello di presentazione il 10 secondo me è stato quel titolo che ha convinto anche quelli più scettici ad avvicinarsi al genere. Infatti io conosco molte persone che non giocano a Final Fantasy, ma che per assurdo conoscono la trama di Final Fantasy X. Perché gliel'hanno raccontata amici, lo hanno visto un po' giocato da persone che conoscono. Insomma, è un titolo molto popolare rispetto ad altri. Ricordo che, insomma, anch'io mi ci affezionai molto ai tempi quando lo giocai per la prima volta nel 2002, l'estate 2002. È un gioco che è sotto a un periodo molto bello della mia vita. Un po' per tutti, credo, un po' per tutti. Oggi l'ho rivalutato tanto come tanti altri giochi, ma ai tempi eri succube di quelle cose lì, eri innamorato perso di quelle cose lì, di quelle avventure, di quelle storie, anche perché eravamo piccolini, quindi... Certo, è che sembrava proprio di giocare a un film, come poteva essere con Metal Gear Solid 2 o con il primo qualche anno prima. Specifichiamo un film dove si gioca, non un film dove non si gioca, mi raccomando, specifichiamolo, che su questo canale è importante, perché un film di quelli dove si gioca, esistono. Beh, come dico sempre, il gameplay per me deve venire prima di una buona trama, perché sicuramente la trama è importante, ma se manca una componente ludica solida... Certo. Non stiamo parlando di un videogioco perfettamente riuscito, però almeno dal mio punto di vista, poi ci mancherebbe, siamo... Personalmente sono sempre aperto a opinioni differenti. Comunque, ecco, sì, diciamo che poi un altro titolo che mi ha appassionato tantissimo, mi ha introdotto a una serie che oggi amo e che tratto nel dettaglio, è stato Silent Hill 3, regalatomi al mio compleanno del 2004, 4 giugno 2004, una data che ormai ho scolpita nella mente. Io fin da prima di quell'epoca ero sempre stato attratto dalla serie Silent Hill, perché ricordo che giocai alla demo presente nella custode di Metal Gear Solid 1. Demo che mi attirò tantissimo, ma avendo ai tempi 8 anni, mio padre mi disse: no, questo gioco è un po' troppo per te, sei troppo piccolo, magari tra qualche anno. A 13 anni gli ho chiesto: dai, Silent Hill 3 mi sembra bellissimo, mi intriga tanto, regalamelo per il compleanno, e me lo regalò. E da lì iniziò appunto il grande amore che ho tutt'oggi per la serie. Mi ha fatto morire il commento di Pasta Carbonara Guy, la persona a destra è il professore di chimica. Lo stavo leggendo.
C'è qualcosa che non ci hai detto degli altri anni di studio? Sì, allora guarda, una cosa che ti posso dire è che io in chimica e fisica avevo la media del 4, quindi ottimo. Non posso essere. Non credo, no. Non conosco la persona, quindi magari ci assomigli, non lo so, non ho idea, però va bene. No, adesso sono curioso. E anch'io sono curioso di capire chi sia, però va bene, non importa, poi guarderemo. No, però bellissimo commento. Eravamo rimasti a vesicchio da giovane. Esatto. Beppe Fedricchio. No, comunque scusate se oggi non riesco a parlare al massimo, ma la stanchezza è... No, vai tranquillo, stiamo andando benissimo. Allucinante, quindi mi scuso se ogni tanto mi mangio le parole o altro, ma sono devastato. Voglio sapere chi è questo professore, vi prego, voglio... Sì, poi dobbiamo guardare assolutamente. Ecco, comunque, l'estate del 2004, e ci avviciniamo quindi al 2006, cioè il decimo anno da videogiocatore, l'ho passata ad approfondire i giochi horror, ossia tutta la serie di Silent Hill fino al terzo capitolo, perché il quarto sarebbe uscito solo a settembre di quell'anno. E poi ho passato un mese intero su Forbidden Siren, che resta ad oggi uno dei migliori horror con ambientazione giapponese che io conosca. Tra l'altro un mix tra il genere horror e il puzzle game, perché per affrontare le varie sezioni di gioco era necessario usare tanto la testa. Puzzle game e stealth. Aggiungiamoci anche lo stealth, perché... era parte... Sì, quella... un po' lo usavi, certo. Grazie mille, uscio per il Prime. Grazie davvero. Poi ha introdotto anche una meccanica piuttosto originale, che era quella del sight jack, che sostanzialmente permetteva di vedere dagli occhi dei nemici per capire dove si trovassero sulla mappa. Quindi un gioco originale, divertente, frustrante in certi punti. Ricordo di aver lanciato qualche pad per il nervoso. Sai che è una cosa che io non ricordo di aver... Allora, mi è capitato che per il nervoso stringessi il pad, cioè... come se volessi infliggergli del dolore, no? Quindi devi fargli male perché ha sbagliato qualcosa, quindi te la dipende con qualcosa. Però lanciare il pad credo che non mi sia mai successo nella vita, e sono contento di questa cosa perché conosco gente che li spacca ogni due giorni, e quindi bella questa cosa che riesco a controllarmi, ecco, perché ci sarebbero tutti i motivi, però non però non si chiama anche maturità. No, non credo che sia quello, no, però vabbè. Ai tempi spaccai qualche pad, negli ultimi anni ho smesso di lanciarli, anche perché insomma costano un sacco, sono un patrimonio che stringiamo tra le mani, quindi non mi sembra il caso di distruggerli. L'ultima cosa che ho distrutto per nervoso è la custodia di Sekiro, che diciamo non è messa esattamente bene. Qualcuno possa capirmi qui. Sekiro. Per essere arrabbiato con lui, quindi hai preso e hai detto, boh, te lo faccio io il Perry, pezzo di una cosa così. È stato bello. Sì, l'ha fatto il muro qua dietro. Che bello. Comunque, mi chiedono di Parasite Eve. Bella domanda, Xelessi. Allora, con Parasite Eve ho iniziato con il secondo capitolo, ovviamente, che è stato l'unico prima di The Third Birthday ad arrivare in Europa, tutto tradotto in italiano, tra l'altro, perché era il momento in cui Square stava puntando anche su titoli minori. E ricordo che per un periodo Parasite Eve 2 fu proprio il mio videogioco preferito, perché graficamente era molto bello, aveva degli sfondi stupendi, una protagonista che comunque mi piaceva. Però, se devo essere sincero, rivisto oggi, resta un buon gioco, ma niente di più. Però ai tempi fui proprio catturato dalle atmosfere generali. Il villaggio del deserto di Dryfield era parecchio evocativo. Ricordo che passai la prima settimana dell'uscita a giocarlo con mio cugino di un anno più grande. Aveva il padre, cioè mio zio, che lavorava, quindi veniva a casa mia tutti i giorni, stavamo tutto il giorno a giocare a Parasite Eve, quindi conservo anche un bel ricordo sotto questo punto di vista di quel gioco. Anche perché procedevamo pian piano, c'erano parecchi enigmi che provavamo a risolvere insieme, quindi Parasite Eve 2 è un gioco che porto nel cuore. Rivisto oggi, come ho detto prima, non lo metterei sicuramente tra i titoli che ho amato di più, però ai tempi, da bambino, all'epoca avevo
9 anni, perché è uscito nell'estate del 2000, a fine estate del 2000, agosto 2000, ci passavamo parecchio tempo assieme a mio cugino, e ancora oggi quando lo rigioco ricordo quei giorni di fine estate. Tra l'altro la cosa carina è che Parasite Eve 2 era proprio ambientato all'inizio del settembre 2000, quindi proprio a livello temporale preciso, era sì, era lì. Con i tempi reali, sì, è un gioco che ho apprezzato molto. Ho recuperato negli anni anche il primo capitolo, che è obiettivamente un gioco superiore sotto tantissimi aspetti, anche perché era proprio stato definito come cinematic JRPG, quindi un gioco di ruolo cinematografico, a differenza invece del secondo, che univa le meccaniche di un gioco di ruolo a quelle di un classico Resident Evil, anche perché appunto ai tempi si cercava di cavalcare quel tipo di onda che andava tanto tra il genere degli survival horror. Quindi sì, bello, ma un po' derivativo, se mi è concesso il termine. Che strano, non la sento mai nella mia vita. E quindi, vabbè, ok, per carità, vabbè. E insomma, quindi sei passato, lo immaginavo, sei passato un po' da tante esperienze, comunque tanto anche lato horror o cose del genere, perché alla fine comunque erano robe di atmosfera, cioè non roba proprio leggerissima. Cioè non è l'adolescente che gioca Yoshi, Super Mario tutto il giorno, no, hai passato comunque delle cose abbastanza diverse. Pokémon mi hai detto che l'hai un po' così, insomma, un po' slalommato, e quindi ok. Sì, esperienze un po' sì, più... Sì, ho giocato veramente tanto da piccolo, ho provato tantissime esperienze diverse perché volevo capire fino a che punto il videogioco si poteva spingere. Poi mi piaceva provare proprio gameplay differenti, situazioni differenti, non mi annoiavo mai perché provavo sempre cose diverse. Certo. Poi i primissimi anni, avendo appunto il padre che lavorava in una videoteca, portava a casa un sacco di videogiochi che gli davano a noleggio. Sì, immaginavo. Sì, sì, quelli sì, che sì. Non venivano noleggiati, lui li portava a casa, li provavamo per un periodo, quindi ho avuto la possibilità di provare veramente una marea di roba, anche platform sconosciutissimi come un certo Mr. Nuts, che secondo me non conosce nessuno. Non me lo ricordo. Aveva come protagonista questo scoiattolino che lanciava delle ghiande ai nemici. Era uscito anche per Sega Mega Drive, se non ricordo male, io l'avevo giocato su SNES, e tra l'altro aveva una colonna sonora particolarissima e anche molto carina. Comandi orrendi, l'ho riprovato. Ok, sì, vabbè, ok. E niente, in realtà Pokémon non l'ho proprio slalommato, perché Rosso e Argento sono stati giochi che ho giocato allo sfinimento. Tra l'altro Pokémon Rosso è stato un titolo che ha cambiato letteralmente la mia vita, perché mi ha fatto conoscere un ex amico ad oggi, con cui abbiamo passato tantissimi anni di amicizia. Ci siamo conosciuti al mare, ci siamo rivisti ogni anno, lui è di Bologna, e diciamo che ho avuto anche la possibilità di andare in quella città, trovarmi bene, andarci a studiare, quindi Pokémon è stato un gioco che ha cambiato veramente tanto la mia vita, proprio a livello di relazioni interpersonali. Poi con questo amico è finita molto male, perché insomma c'era una ragazza di mezzo e non ci parliamo più da ormai 10 anni, quindi sì, è finita molto molto male. Però vabbè, questa è una storia che non c'entra con... È una cosa a parte, sì, è un altro videogioco quello, è un altro videogioco. Esatto. E niente, al di là di quello... Sì, Pokémon l'ho giocato tanto, ma non è stato tra i titoli che ho preferito. Sì, no, esatto, intendevo quello con Slalom, non che l'avessi skippato, ma che l'avessi... Cioè, comunque è iniziato, hai fatto, però poi non l'hai seguito nel tempo, alla fine della fiera, se non per via traverso, insomma, poca roba. Esatto. Sì. Poi sì. C'è stato un amore che è durato i primi anni, poi pian piano è andato a scemare, esatto. Perché ho iniziato a interessarmi. È iniziato a crescere e dire, ma questo è caso... No, non passi mai il messaggio che Pokémon sia un gioco per bambini, perché non è una cosa che penso minimamente. Però appunto io personalmente ho iniziato a interessarmi a opere un po' più mature. Diciamo che Silent Hill e Metal Gear Solid, è sempre un casino dirlo bene, sono stati i giochi che mi hanno indirizzato verso trame e narrazioni dedicate a un pubblico più maturo. Poi insomma anche manga vari che ho letto mi hanno portato a seguire
cose un po' più da grandicelli, nonostante avessi 13-14 anni. Mi è sempre piaciuta la roba per persone un po' più adulte. Ma in quel periodo poi io credo che tutte le emozioni che arrivano da quello che è l'intrattenimento siano anche più potenti in quella fascia di età. Quindi quando vai a beccarti cose del genere a quell'età, credo che sia la cosa migliore in realtà. D'altro canto crea secondo me un problema, ovvero il fatto che poi crescendo, quando superi quella fase in cui è tutto esagerato, magari ridimensioni un pochettino quello che pensavi prima, ecco. E quindi sì, ok, lì lasci proprio l'amore, scoppia, però poi quando cresci, magari 15 anni dopo, una cosa che prima adoravi, amavi all'impazzire, cominci a vedere cosa aveva, avesse dei difetti, cose varie. Capita purtroppo e fa parte del tutto, credo. Non cancella però l'esperienza passata, ovviamente. No, è vero, si ridimensionano molto i pensieri o comunque le impressioni che si avevano su giochi giocati a un'altra età, ma l'esempio l'ho appena fatto con Parasite Eve 2, esatto. Che all'epoca mi sembrava la cosa più bella del mondo, giocato oggi ti dico è un buonissimo gioco, ma quello rimane, sia uno di quei titoli che andrei a mettere nell'Olimpo dei giochi più belli mai giocati. Mi crea delle bellissime emozioni, mi riporta alla mente bellissime emozioni di giocarlo oggi, però non a livello critico, ti dico assolutamente no. Anche Final Fantasy VIII, adesso qui arriverà sono sicura. Final Fantasy VIII io è un gioco che amo, io lo amo alla follia, lo rigioco ogni tanto perché veramente mi riporta a un periodo stupendo della mia vita. Però se devo valutarlo con occhio critico, ti dico, è uno dei Final Fantasy peggio fatti dal punto di vista del gameplay e dal punto di vista della scrittura della trama. Però lo amo, cioè è come, non lo so, amare una persona al di là dell'aspetto fisico o dell'aspetto esteriore. È amore puro, però mi rendo conto dei difetti che ha. Certo. Sono conscio. E io penso che questo sia anche uno dei... ovviamente non per darmi aria o altro, però penso sia uno dei modi per mostrare o comunque per comprendere anche da sé che si è maturati sotto un certo punto di vista. Assolutamente d'accordo, decisamente. Allora, adesso invece una cosa un po' diversa, siamo passati dal viale dei ricordi, come è giusto che sia, però il mondo del gaming è andato avanti. È cambiato tantissimo, sono cambiate tantissimo le persone, è cambiato il numero di persone che i videogiochi hanno raggiunto, perché adesso ce li hanno tutti, attraverso gli apparecchi, che possono essere il telefonino, ma può essere qualunque cosa, sono letteralmente in ogni dove, e quindi il tema è come vivi il gaming attuale, o meglio, tutto quello che c'è attorno, come riesci a continuare ad essere quel te, magari parte ragazzino che vuole continuare a essere appassionato rispetto a quello che succede oggi in generale. Allora, è una domanda spinosa e anche abbastanza che richiede una risposta abbastanza lunga, però cercherò come sempre di essere il più sintetico possibile perché non voglio annoiare te, ma soprattutto chi segue. Allora, il gaming attuale, come hai detto tu, è molto diverso rispetto già a 10 anni fa. Gli smartphone hanno cambiato completamente la concezione di videogioco, perché come hai detto tu, è possibile giocare ovunque e per chiunque può giocare ovunque. Perché un conto era acquistare un tempo una console... Oh, mi senti ancora? No, vai. Ti sei bloccato un secondo, poi hai fatto tutto veloce, era un po' strano. Era bello comunque. Ok, chiedo scusa. No, vai tranquillo. Dicevo, un tempo chi voleva giocare fuori casa acquistava una console portatile, ma generalmente erano appassionati che decidevano di intraprendere questo tipo di acquisto. Ad oggi, come dicevi giustamente tu, il videogioco è accessibile a chiunque, perché basta... Sì. Avere un semplice smartphone, uno shop che ha un sacco di giochi anche free, e quindi chiunque può obiettivamente iniziare a giocare. Che da una parte è la cosa più bella del mondo, il fatto che sia accessibile a tutti. Sì, è bellissimo, perché io per carità sono il contrario del gatekeeper, che è un termine che piace tanto ultimamente, però dall'altro lato la game massification, come la chiamo io, ha portato anche ad avere molti titoli, dal mio punto di vista, troppo uguali tra di loro. C'è meno sperimentazione,
per quanto riguarda i AAA, il panorama indie è un discorso a parte. Certo. C'è meno sperimentazione e spesso e volentieri si nota in tante grandi produzioni c'è l'idea di riproporre una stessa minestra con una skin diversa. E qui io sto parlando principalmente di una certa branca di titoli legati a un certo marchio che Cala conosce benissimo. Non ho assolutamente idea di cosa stai dicendo. Sto parlando di Sony, e questo è un discorso che ho affrontato anche di recente in una chiamata Discord con i miei iscritti su Two Times. Il fatto che sì, abbiamo una marea di giochi, escono una marea di giochi, ma questi giochi quanto sono diversi tra di loro a livello di meccaniche e di struttura? Io direi poco. Perché basta prendere... C'è un'impostazione che è quella, dopodiché si differenziano in tante cose, però comunque diciamo che c'è una sorta di binario che devono seguire, e poi, esatto. E poi vanno da altre parti, per carità, però sì, si nota. Non solo da loro, cioè non solo in Sony, chiaramente, però Sony diciamo che lo fa un po' di più, perché ha un tot di IP che sono un po' più grosse, quindi più conosciute, più facilmente riconoscibili, però quello è. Esatto, c'è poca voglia di osare, ma... Da un certo punto di vista è anche comprensibile, considerando che lo sviluppo di un videogioco oggi richiede... È un rischio, è sempre un rischio. Sì, ma richiede il triplo del denaro rispetto a una volta. Le produzioni AAA sono produzioni multimilionarie, quindi sbagliare un titolo del genere per una casa produttrice può significare il fallimento, esatto. O quasi. Quindi è ovvio che si cerca di andare sul mainstream, sul gioco accessibile a tutti, sul gioco più facile. Vedi un certo Final Fantasy XVI. Però, al di là di quello, io da un lato vagheggio ancora il ritorno a produzioni un po' più stratificate, un po' più difficili. Per fortuna ogni tanto esce un Baldur's Gate, ogni tantissimi anni esce un Baldur's Gate, per fortuna. No, per carità, ci sono, c'è Baldur's Gate, abbiamo un Lies of P, abbiamo i Souls-like che comunque mettono a dura prova il giocatore, però per la maggior parte i titoli mainstream sono molto molto semplici. Io prendo l'esempio di Final Fantasy XVI, che sotto questo aspetto mi ha deluso, ma certo. Posso prenderti anche una qualsiasi esclusiva Sony, posso prenderti un The Last of Us, posso prenderti un God of War. E questo non vuol dire necessariamente che siano giochi brutti. Assolutamente. No, ma certo. Sono giochi troppo semplici, che si vede che sono costruiti in una determinata maniera proprio per piacere a un pubblico generalista. Final Fantasy XVI veramente può essere giocato da chiunque. La prima persona che non si è mai approcciata al videogioco lo mette sulla sua fiammante PS5 e lo riesce a giocare senza problemi. Com'era anche da Kupka. lo gioca anche senza mali, proprio. Esatto. E poi non è un punto negativo, perché per carità attrae più persone, però dall'altro punto di vista non si sperimenta più, perché si sa che quella è la formula vincente. Quindi si continua su quella e di conseguenza si ha poca diversificazione sul fronte di gameplay, di strutture, eccetera. Poi, per carità, ci sono le eccezioni e c'è il panorama indie che, dal mio punto di vista, rimane quello più interessante per quanto riguarda le novità. E quello ha la possibilità ancora oggi di avere, cioè a quella fortuna, tra virgolette, che... Quando un team di piccoli, magari sono 3-4 persone, 5, uno studio piccolissimo, però a fare un indie, loro devono, in un mondo in cui c'è così tanta possibilità di scelta, così tante cose accessibili anche gratuitamente, Genshin Impact è una roba enorme, no? Comunque dei free to play, anche se si spende un sacco di soldi, maledizione a me, però quello è, arriva un team che deve avere l'idea in quel caso, perché il budget non ce l'hai. Devi avere l'idea, perché quella colpisce il pubblico, con quella magari puoi diventare virale, di conseguenza puoi effettivamente andare a guadagnare qualcosa per avendo un'idea grossa. E quindi loro sono privilegiati da questo punto di vista, pur essendo quelli con meno soldi tendenzialmente, no? Sì, infatti, proprio perché possono sperimentare, magari investono più su un'idea e su un gameplay che non fa su un aspetto tecnico esorbitante o comunque accattivante, certo. Ecco, non mi veniva il termine, chiedo scusa.
Io ho provato tante produzioni indie perché mi interesso del panorama. Ho iniziato a trattarlo poco sul canale perché vedevo che capisco. Interessava a pochissimi, però ci sono veramente delle perle. Un gioco indie che secondo me è bellissimo e che consiglio di provare agli amanti dei puzzle game è Baba Is You. Non so se lo conoscete, praticamente no? È un gioco in cui avete questo piccolo coniglietto bianco che deve affrontare dei livelli. Ma è recente, perché forse ho visto qualcosa. No, è di qualche anno fa. Ah, di qualche anno, 2018. Allora no. Dovrebbe essere 2018-2017. Ok. In sostanza c'è questo coniglietto bianco che si trova in vari livelli, la visuale è dall'alto, tutta in 2D, e all'interno dei livelli ci sono delle parole che vanno a unirsi tra di loro, cioè sostanzialmente ci sono delle... devi formare delle frasi con delle parole che sono all'interno del livello, per dire, hai... wall is block, tipo il muro blocca. Sì. Tu per dire puoi togliere block e aggiungere wall is open, e quindi il muro che tu hai nel livello ci puoi passare attraverso. Che figo, ok. Quindi sostanzialmente tu è come se facessi della programmazione mentre sì. stai giocando, vai proprio a influire sul mondo di gioco, sui vari stage, andando a formare le varie parole che tu... cioè andando a formare le varie frasi con le parole che tu ti trovi in campo, ed è molto molto carino. Una delle idee più originali che ho visto negli ultimi 6-7 anni. Poi vabbè, ce ne sarebbero altri miliardi, ma giustamente non abbiamo il tempo per... No, beh, certo, ovviamente sono meno degli esempi, sì. Però sì, diciamo che se si vuole trovare qualcosa di più originale si va sul panorama indie. Ecco, una cosa che io personalmente non apprezzo del gaming attuale è che ci sono un sacco di persone che dicono io sono nerd qua, sono figo là, sono... conosco tutto dei videogiochi, poi ci fai due parole e giocano solo alla roba mainstream. Questo un po' personalmente mi muta, perché io ci sono da tanti anni nel panorama e secondo me giocare videogiochi è un po' altro. Tipo la persona che mi dice ah, oh, io sono un nerdone, poi scopri che gioca a FIFA e se va bene a Street Fighter e a COD, io lo guardo e dico ok. Può nerdare lì, nel senso che prende il termine e lo cambi, gli cambia il significato e dice io nerdo in questo gioco. Sì, ok, certo, ma non è il valore che diamo noi, no, infatti. Non è il valore che diamo per noi. Per me il vero videogiocatore è quello che prova un po' di tutto, sì. Si appassiona, si interessa. È quello curioso di conoscere, che non si ferma a una sola piattaforma possibilmente e che è curioso di vedere cosa c'è nel mondo dei videogiochi, cosa offre, non solo quel titolo che ok ti fa impazzire, certo, ci sta, però poi c'è... il classico dito e luna, no? Il dito ce l'hai davanti e la luna è un po' lontana, però magari c'è tanto altro da guardare in mezzo. E quindi sì. Sì, diciamo che il termine nerd ultimamente è stato... il termine gaming sono stati tanto abusati negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni. Però appunto la mia non vuole essere una critica o comunque non fare il militario, certo. Ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. Però secondo me l'appassionato di videogiochi è quello che conosce, come hai detto tu, e si interessa a diverse produzioni. Che quantomeno la curiosità di provare, è tutto lì secondo me, è proprio la curiosità. Il giocatore, quando ti approcci, parlavamo prima del discorso di quando eravamo un pochettino più piccolini, era la curiosità, era la sensazione di scoperta di tutto quello che era nuovo. Se una persona che inizia a giocare adesso ha un mondo enorme e però si concentra su due cose perché sono quelle che, va bene così, è chiaro che tutto quello che c'è attorno non lo puoi scoprire. Ed è tutto lì, ti manca quella sensazione lì. E quindi puoi essere un giocatore lo stesso? Certo, ma da lì a definirti magari qualcos'altro, no, gioca normale. Solo che probabilmente si prende casual come un insulto, quando in realtà è semplicemente un modo di giocare, cioè un tipo di giocatore, non è un insulto per forza. Però la prendono magari a male. E quindi non vogliono essere chiamati casual, quando in realtà è una cosa normalissima, è un tipo di videogiocatore. Poi ci mancherebbe altro, ognuno ha il proprio tempo da dedicarci, quindi esatto. Non è che uno che gioca di meno è uno sfigato o viceversa, no. Ognuno ha i propri impegni, la propria vita, e le proprie cose da fare, il proprio lavoro, eccetera, quindi è normale che c'è chi ha più tempo e chi ne ha di meno. Io stesso gioco molto meno rispetto ad anni fa, anche perché do sempre ormai precedenza a quello che devo fare per il canale. Però sì, di fatto poi ci sono anche persone che magari se la credono, ci fai due parole assieme e ti rendi conto che di videogiochi non sanno nulla. Però c'è anche chi magari fa così, ma è curioso, ha voglia di scoprire, quindi a me viene solo voglia di
parlare, di raccontare, di far conoscere. Mi reputo tra i miei amici un buon appassionatore, perché ho sempre cercato di appassionare le persone che so che appunto possono avere gusti simili ai miei alle cose che mi piacciono. Beh, quindi, credo che si veda, lo stai trasmettendo abbastanza bene da un po'. Quindi sì, direi di sì. Sei troppo gentile, però al di là di quello, sì, diciamo che ci sono persone che magari si fossilizzano troppo su certi giochi e non vogliono provare il resto. Il punto è che il mare è sconfinatissimo, anzi ogni giorno diventa più impetuoso. Sì, esagerato, quindi... sì, cioè, ci sono nuove uscite veramente ogni giorno, quindi è così. Giocavamo anche di meno, se ci pensi, nel senso che è vero che avevamo più scoperta, ma con le possibilità magari di un tempo, ovviamente poi dipende da famiglia a famiglia, ma non è che avevi 75 giochi al mese a cui accedere, avevi quello, magari lo portavi avanti, giocavi 2-3 volte, poi c'era quello dopo, e c'era un ricambio anche un po' più lento, però te li godevi in un modo diverso, probabilmente. Sì, e quindi... poi anche una questione di età, è un discorso che hai fatto in merito alla saga Final Fantasy, è ovvio che l'età... fa tanto sulla percezione che un giocatore di un gioco, però anche questo potrebbe essere un discorso da live a parte, quindi non sto ad approfondire, perché poi rischia di diventare tedioso. Però sì, la percezione fa tantissimo, come fa tantissimo l'età a cui si gioca. Vero è che purtroppo questa game massification ha portato a un appiattimento generale delle produzioni. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti coloro che giocano da un po' di anni. Le produzioni Sony io le trovo di un piattume allucinante, per quanto mi piacciono, attenzione, però se prendiamo la struttura di un Days Gone, la struttura di uno Spider-Man e di un Horizon, è quella: mappa aperta, collectible da trovare, missioni secondarie principali, punti di interesse e morta lì, cioè sono sempre le stesse cose che si vanno a fare, una trama importante che fa da sfondo, certo, comunque è anche il cardine principale, però siamo sempre lì, la struttura è quella, cambia la skin, cambiano le meccaniche di gioco, cambia l'ambientazione, però la struttura di base, lo scheletro è quello. Sì, sembrano. Mi è uscita tempo fa una frase che mi era piaciuta e non me la ricordo bene, ma non me la ricordo, ma era qualcosa tipo: cioè, sembrano fatti tutti dallo stesso regista i giochi di Sony in questo periodo. E quindi, sai, c'è quell'idea lì che fai dei film belli, perché sono dei giochi belli, o comunque dei film belli, non sono giochi brutti. Però sembrano usciti tutti dalla stessa testa, pur essendo di case completamente diverse. Perché probabilmente c'è a livello aziendale una filosofia in questo momento che abbraccia un tipo di percorso. Che da un po' di tempo, non adesso, da un po' di tempo, dal 2013 direi, guarda un anno a caso, però diciamo un anno a caso. Anche un pochino prima, diciamo. Sì, forse anche un pochino secondo prima. Secondo me si è virato verso questa direzione intorno alla fine degli anni, dei primi anni 2000. Sì, no, è vero, 2009, quando è entrato in scena un certo Gears of War. Da lì sono cambiate tante cose. Quello ha dato un approccio diverso, però si giocava ancora tanto. E volendo si giocava tanto anche in Uncharted, e si gioca ancora comunque tanto, bene o male, però poi e via, alla virata, il cinema che ci piace, però vabbè, va bene così, va bene, diciamo vabbè. Che godiamo lo stesso. Di ritrovare un po' più di sperimentazione in futuro, poi insomma vedete che maglietta sto portando per questa live, quindi... Il punto secondo me è che hanno tutte le possibilità di farlo. Un gioco più sperimentale di questo... Dicevo che hanno tutte le possibilità di farlo e le capacità secondo me di farlo, perché non è che sono cretini, ok? Le sanno fare le cose, ma gli manca secondo me un pochino di coraggio in più da tirar fuori, tutto qua, perché brutti giochi non ne fanno se non raramente, quando esce un knack che un po' dire che è un bel gioco, vabbè, però quella è una roba un po' così, vabbè, ok, però lo fanno tutti, quindi ci sta il passo falso, però vabbè. Allora, e adesso invece entriamo in qualcosa di estremamente più personale. E questa te la voglio vedere proprio. Ai. Questa è la domanda più banale della vita, ok? Qual è il tuo gioco preferito, la tua serie preferita? Però no, a me interessa capire come è arrivato ad essere il tuo gioco o serie preferita un determinato titolo che mi dirai. Questa è la cosa importante, non tanto la domanda che, ripeto, mi rendo conto sia molto banale, una cosa semplice. Però voglio vedere cosa ti ha fatto proccare, per usare i termini da gamer, l'essere fan o fanboy, magari anche in senso positivo, di qualcosa. Vediamo. Allora, questa è una domanda
ancora più spinosa della precedente, perché io ho tantissimi giochi che amo la follia. Diciamo che il mio sacro trittico è composto da Final Fantasy VII originale, Silent Hill 2 e Metal Gear Solid. Okay. Molti in chat diranno, mamma mia, la fiera della banalità. Sì. Per carità, ci sta, sono titoloni molto grandi, ma diciamo che sono stati il trittico che mi ha proprio appassionato, ha consolidato la mia passione per il mondo videoludico. Subito dopo ci metto Super Mario World. Minchia, ok, sì. Anche per quello ho un certo affetto e puntualmente ogni anno rigioco. Dragon Quest, dico una cosa velocissima, perché giustamente Dragon Quest è la serie che ha reso, tra virgolette, più popolare il canale. Io Dragon Quest lo amo alla follia, mi piace da matti, ma non potrei mai dire che uno di Dragon Quest è tra i miei giochi preferiti di sempre. Adesso qui la gente inizierà a odiarmi, oh Pedro ci hai traditi, com'è possibile? Ho un amore sconfinato per DQ, Dragon Quest 5 resta sicuramente nell'Olimpo dei miei giochi preferiti, nella mia top 10, ma non è nel sacro trittico, perché il sacro trittico include quei giochi che mi hanno proprio influenzato come chiedono qual è Metal Gear. Metal Gear il primissimo. Metal Gear Solid, quello per PS1, sì assolutamente, il primo capitolo, perché insomma è stato quello che mi ha fatto capire che i videogiochi potevano essere anche cinematografici non rinunciando al gameplay. Metal Gear Solid 2 se l'è giocata meno bene per quanto io lo ami da matti, è il mio Metal Gear Solid preferito a livello di idee, però il primo ha avuto un'influenza differente. Però sì, ecco, voglio specificare una cosa, non è che io odio Dragon Quest, sia chiaro, Dragon Quest lo adoro alla follia, mi piace parlarne, mi piace approfondirlo, è una serie che ho studiato, però non davanti ad altri giochi purtroppo devo metterlo dopo. Ma posso capire benissimo la sensazione che ti senti quando vedi che magari un contenuto del canale e quindi ti rivedono in quello, quando in realtà non è quella la tua carriera, però posso capire. No, ma ci mancherebbe altro, posso capire benissimo. Quando uscirà Dragon Quest 12 sarò in prima linea, non vedo l'ora di poterne parlare e insomma sviscerare con la community, ci mancherebbe altro. Però sì, allora, se ti devo dire il mio gioco preferito in assoluto, anni fa ti avrei risposto Final Fantasy VII. Mi racconto un aneddoto divertente su Final Fantasy VII, poi passo a parlarvi del mio gioco preferito in assoluto, che sicuramente tanti in chat avranno intuito. Comunque, io ricordo che Final Fantasy VII fu un'ossessione per un periodo, perché veramente portavo la sua storia e i suoi personaggi nella mia testa tutto il giorno, più di Final Fantasy VIII per assurdo. E ricordo ancora che ai tempi andavo alle elementari e noi alle elementari studiavamo tedesco invece che inglese, non chiedetemi perché, anzi il perché in realtà lo so spiegare, che siamo in Veneto, quindi essendo al confine con l'Austria, con l'Austria, col Trentino Alto Adige, e tutte le parole in tedesco sembrano bestemmie, quindi era la cosa più semplice Poi abbiamo anche tanto turismo dalla Germania, quindi ci facevano studiare tedesco. Comunque, come si collega questa cosa a Final Fantasy VII? Praticamente un giorno la nostra maestra di tedesco ci ha detto ritagliate la sagoma di alcuni personaggi che vi piacciono e portateli a scuola. E io cosa ho fatto? Ho chiesto a mio padre di andare su internet e di stampare le immagini di Cloud, Barrett, Tifa, eccetera. Ok. Ricordo che li portai a scuola e tutti, ma chi sono questi qua? Sono i personaggi di un gioco a cui gioco a casa. Quasi mi vergognavo a raccontarlo, perché ovviamente giocare ai videogiochi all'epoca era una cosa da sfigati, non è come adesso che... Sì, oggi sei sfigato se non giochi quasi, ai tempi sì, boh, che come è cambiato. Ricordo che li portai a scuola e li incollai sul quaderno e la maestra ci disse di scrivere dei dialoghi di presentazione per ciascuno, tipo io avevo disegnato un omino che ero io sul quaderno, con di fianco l'art di Nomura di Tifa che parlava in tedesco col fumetto, tipo io le dicevo wer bist du, che vuol dire in tedesco chi sei tu, e Tifa che rispondeva ich bin Tifa Lockhart, ich bin Einun Zwanzig, anzi Zwanzig Jahre alto, 20 anni, queste menate qua. Quindi
questo per farvi capire il grado di ossessione che avevo verso Final Fantasy VII, tanto da stampare le immagini dei personaggi e portarle a scuola per appunto farci dialoghini stupidi per imparare le frasi base del tedesco. Quella di FIFA, quanto è stata consumata rispetto alle altre immagini? No, no, era l'art classica di Nomura, okay. Che trovate. Che no, nel senso, poi magari nel tempo alcune immagini si usano un po' di più, dipende. Vabbè. Però... Il quaderno, Celestia, sai che credo di averlo da qualche parte? Giuro che se riesco a trovarlo, vi stampo delle immagini, cioè vi stampo delle immagini, vi mando delle immagini su... Ok, volentieri, su Discord caso. O insomma dove capita, vi stampo. Buonanotte. Oggi veramente l'italiano è a livelli allucinanti, quindi mi scuso se ho detto delle fregnacce, sto sbagliando concordanze, verbi, ecco anche adesso, continuo a mangiarmi tutto, quindi... Vi chiedo scusa, è il poco sonno di questi ultimi giorni. Comunque, arrivando al clou della domanda, mi spiace aver sviato così tanto, Cala, il mio gioco preferito di tutti i tempi è Silent Hill 2. Perché Silent Hill 2 è la perfetta rappresentazione del videogioco artistico, secondo il mio punto di vista. Un titolo che è aperto a molteplici interpretazioni, da studiare e ristudiare, e che riesce a raccontare in maniera elegantissima i traumi e le emozioni umane più torbide in assoluto. Le ambientazioni, poi lasciamo perdere, sono da Oscar, così come la scrittura dei personaggi, che è minimale ma in realtà ricca di significati. Ogni cosa all'interno di quel gioco ha un correlativo oggettivo, e poi è anche un'esperienza che non dura troppo e che si presta a un'ottima rigiocabilità. Sì, è vero. Quindi credo che come opera, l'opera che mi ha proprio più colpito dal profondo sia proprio Silent Hill 2, perché racconta un dramma umano, anzi drammi umani, con una finezza che io non ho mai trovato da nessun'altra parte. Ha il classico gameplay da survival horror dell'epoca, quindi neanche possiamo dire che sia privo di gameplay, perché comunque... la sopravvivenza c'è, gli oggetti da trovare ci sono, si può regolare il livello di sfida sia degli enigmi sia degli scontri con i nemici, quindi anche sotto questo aspetto è un'esperienza che il giocatore si può tarare in base alle proprie esigenze. E poi appunto è un'opera che io continuo a studiare da ormai quasi 30 anni. Anzi, no, 30 anni, 20 anni, scusami. Ed è un bel 2004. Termine studiare, perché vuol dire proprio metterci con la faccia dentro in queste cose, ogni cosa praticamente, quindi... Io su Silent Hill 2 ci ho fatto uno studio, sono andato a cercarmi info online, ho letto i vari documenti legati al gioco, insomma ci ho passato anni a studiare la serie, a giocarmelo per notare anche i più piccoli dettagli. Ricordami su una cosa... Sì, tempo sì, fa, credo qualche anno fa, io non sono assolutamente esperto di Silent Hill, quindi ti faccio una domanda un po', magari mi dici, no, ma va, non si sa da 1506 anni, quando non stava nascendo Jay, e praticamente allora mi ammazzo, era uscita tempo fa una cosa relativa forse a un easter egg, qualcosa del genere, dove c'era il riflesso dello specchio che cambiava perché sembrava guardasse il giocatore, una cosa del genere ricordo di aver visto qualche anno fa in una news, ma magari era qualcosa di molto vecchio. Cosa rappresentava? Cioè, cosa nel gioco, come veniva vista? In realtà tu ti stai riferendo al fatto che James Sunderland, all'inizio del gioco, quando si guarda allo specchio, lo sguardo della sua immagine riflessa sembra guardare il giocatore. Da quel che avevo letto è una cosa casuale. Ah, ok, quindi non era qualcosa di voluto. Perfetto, che bello. No. Il niente. Poi ci si sono tirati tanti pipponi su Silent Hill 2, perché ci sono tanti elementi che la gente ha scandagliato, ma di per sé alcune cose erano proprio buttate lì a caso, o la minor parte assolutamente, però non tutto ha un significato, tutto, il 99%, però qualcosina... Diciamo che per l'impostazione del gioco poteva aver senso magari uno sguardo, anche solo riferito al giocatore, cioè è un... Boh, interpretazione di dare quante ne vuoi, certo, ovviamente. Quindi... Volendo gliela puoi dare, assolutamente, però quello che avevano detto mi pare proprio di ricordare che era fosse una semplicemente cosa... capitato, ok. Casuale, sì. Potevano giocarsela meglio, potevano giocarsela, però potevano... No, dovete scoprirlo voi il significato di quello sguardo. Nomura avrebbe fatto così, scusa.
ovvio, no, anche perché se ne sono accorti andando a schiarire l'immagine. Eh sì, esatto, mi ricordavo questa cosa che è arrivata con la risoluzione, o comunque con delle, dei ritocchi all'immagine. Ai tempi non si poteva magari percepire, ma belle cose, belle cose. Ecco, io lo dico se mi è concesso, ovviamente, mm-hmm, caro, nel caso andrai a eliminare questa parte, io su Silent Hill 2, anche sul primo capitolo, ho realizzato una serie completa di loro. Devo tagliarla, spammati, che è fighissimo. Sul canale YouTube che si chiama La Collina Silenziosa, e in sostanza porto una run completa del gioco dove vado a esaminare ogni elemento che appunto presenta, dallo scenario alla caratterizzazione dei personaggi, prendo appunto in considerazione tutto il materiale di studio disponibile e aggiungendo ovviamente qualche speculazione. Ovviamente le speculazioni sono segnalate. Ho distinto tra quello che è la mia interpretazione e quello che sono fatti reali, anche perché questa, insomma, è una cosa importante da fare proprio per onestà intellettuale e soprattutto per rispetto verso l'opera, perché purtroppo mi capita di vedere spesso tanti video realizzati sicuramente con grande passione, ma che forse vanno un po' troppo sulla fanfic e poco sul fatto reale. Io in questo caso cerco di distinguere le due cose. Grazie Xelessia per la condivisione. Nel caso trovate il commento pinnato là sopra con il loro canale, col canale di Fede Cosmos, così nel caso potete spulciare e iscrivetevi, eccetera, 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 mi raccomando. Ce l'avete là pinnato, quindi... Ecco, e... quindi Silent Hill 2... sì, si guadagna questo posto proprio per la grande profondità da cui è caratterizzato. Questa è la mia opera. Ci sei proprio appassionato, cioè quando ti metti a studiare una cosa per capire ogni cosa, perché boh, in quel mondo ci vorresti stare, al di là della, certo, al di là della, no, del tipo di magari di sopravvivenza che potrebbero... sì, sì, più, al di là che di... stare, più che stare è bello comprenderlo. Sì, esatto. Ci sono anche degli elementi ripresi da altre opere che amo, come Twin Peaks, la cinematografia linciana, quindi insomma ce n'è da scoprire in Silent Hill. No, certo. È stato un entry point anche per altre cose. Per dire, ultima cosa che aggiungo, la serie Silent Hill mi ha introdotto a Stephen King, che è un autore che io ad oggi amo tantissimo, anche perché tra il romanzo Mucchio d'Ossa e Silent Hill 2 ci sono dei parallelismi abbastanza interessanti, una moglie che muore e una casa sul lago. Poi in realtà la storia di Mucchio d'Ossa è molto diversa da Silent Hill 2, però ci sono degli elementi, insomma, che sembrano quasi che ispirati l'uno qualcuno dall'altro. Però... esatto, sì, qualcuno che abbia guardato un po', però, un po' di uno dell'altro, sì. Beh, non è da escludere. Silent Hill dichiaratamente si è ispirato a tantissime opere della cinematografia e della letteratura americana. Basti pensare che tutte le vie della città riprendono i nomi di scrittori famosi del genere horror, thriller, capito, o comunque fantascientifico. Sì, sì, sì. Quindi c'è stata una grossa... racchiude un piccolo universo comunque... anche, esatto, anche di passioni degli sviluppatori, no? Certo, quindi ci sta, certo. Sì, sì, c'è anche un poster addirittura che raffigura Stephen King da giovane in Silent Hill 1, proprio nel bar iniziale, okay, in cui Harry Mason si ritrova dopo che viene attaccato dai mostri nel biottolo angusto. Ecco, quindi sì, Silent Hill 2 vince. E quindi, ragazzi, Silent Hill 2, ma lo sareste mai aspettato da... il Mogu Talk che parla di Final Fantasy, ma lette poi, oh, Silent Hill, cosa vuoi, Final Fantasy, ma levati, e quindi va benissimo, però è stato interessantissimo. Tutti si aspettavano di Q11, magari sì, magari Dragon Quest sì, magari non l'11, quello è un po' meme forse, però magari Dragon Quest sì, perché boh, ma non sempre, sai, quello che va di più alla fine è quello che rispecchia poi il cuore, no, però ci sta, alla fine ne fa parte, quindi va bene, insomma. No, ma assolutamente sì, poi... sì, infatti. Guarda, ti potrei parlare di un sacco di robe. A me piacciono anche tantissimo le avventure grafiche, anche quelle le ho giocate allo sfinimento da piccolo, però veramente rischia di diventare troppo lungo, quindi... Illucente, Fedro Lucente. E via. Fate di sopravvalutare. Ciao Gio! No. Ciao Gio, buonasera. E ciao Noir. Ciao a benvenuti, tutti ragazzi, benvenuti. Allora, adesso, visto che abbiamo finito bene o male i tre temi principali, se qualcuno della chat vuole fare qualche domanda, la peschiamo e la lanciamo.
e la giriamo, scusate, a Pedro, la lanciamo, non era bello. lanciare domande non era bellissimo. Tu su quello che abbiamo discusso, piuttosto che una curiosità personale o cose del genere, non importa, ovviamente non robe che, cioè, robe che si possono dire, ecco. Però se qualcuno ha qualche domanda... Non ho segreti in campo videoludico, poi insomma tanti, credo che qui in chat, anche dai nomi, insomma ci conosciamo già, abbiamo già avuto modo di confrontarci. Ovviamente se c'è qualcosa a me fa solo piacere, e chiedere tranquillamente, se no insomma. Poi la faccio io le domande. Vai. No, aspettiamo un minuto, vediamo cosa, se c'è qualcuno che si inventa qualcosa. Stanno solo pensando cosa chiede. Questa è una domanda interessante, Joe. Allora, perché avete iniziato a fare content? Allora, in realtà... la pinno su e via. Salviamo schermo. Vai. In realtà la mia esperienza da content creator, anzi da youtuber, perché io distingo sempre tra youtuber e content creator, diciamo da youtuber, è iniziata nel 2012. E tutti diranno, ma com'è possibile? Sì, allora io avevo un canale con un mio amico chiamato Fruit Juice Brothers, che esiste ancora. Lo avevamo aperto durante il periodo universitario e siccome eravamo dotati entrambi di computer scarsissimi, portavamo le play stupidi di giochi indie scaricati da Game Jolt, giochi che prendevamo principalmente un po' per il culo. Erano gli anni in cui andava fortissima la serie di Froze sui giochi brutti, quindi diciamo che un pochino ci eravamo ispirati a questo tipo di contenuto. Era un canale diversissimo da Two Times. Two Times si è sempre basato sull'analisi, sul cercare comunque di portare contenuti con una determinata testa, con un determinato modus operandi. Ai tempi lo facevamo solo per divertirci e purtroppo abbiamo smesso, eravamo molto discontinui perché c'era da studiare, c'erano gli esami, c'erano le serate fuori con la birra, però il canale è ancora... È sì, ancora sì, parla al passato, sì. sono finito. Mm-hmm. Però sì, esiste ancora il canale e volendo insomma, se volete scoprire un Fedro del passato lo trovate. E tra l'altro c'è una review barra, no, ma review è termine sbagliato, c'è un video opinione che feci nel 2016 su Kingslave, dove parlo a macchinetta e quando lo riguardo oggi mi viene ancora il vomito da quanto fa schifo. Mi vergogno ancora che si assuma. Giustamente ma, non... Ma parli del video di Kingslave? Perché entrambe le cose si può discutere. No, Kingslave okay. Era anche piaciuto. Okay, tra l'altro realizzato prima dell'uscita di Final Fantasy XV, quindi okay, ero ancora bello carico per il progetto. E... Poi sì, ancora lì, in realtà a me piace lasciare tutto quello che faccio, a parte qualcosina che ho tolto, ma proprio per una questione di numeri sul canale attuale, però sì, se in caso volete scoprire quanto facessi schifo ai tempi, il canale lo trovate. Magari per alcuni faccio schifo anche ora, non mi offendo, però ecco, Two Times è stato aperto invece anni dopo, nel 2017, appunto il primo di dicembre facciamo 6 anni di canale. E, anzi no, sì, sono 6, dopo i conti proprio zero. Io l'ho fatti 3 giorni fa. Quanti hai fatto? 6. Quanti sono? Anche te? Quindi, ma hai iniziato il 17 anche tu, cara? No, io l'ho fatto 3 giorni fa, l'ho fatto 6 anni, il 23 di ok, perfetto. Siamo lì, ma io ti ricordavo almeno un annetto in più come canale, però magari mi sbaglio, può essere che lo saprai tu meglio di me cosa cazzo. Però sì, ok, comunque... Sto andando a controllare il video più vecchio, guarda. Sta guardando adesso. Aspetta che guardo, perché forse ho detto 6, ma erano 9. No, comunque sì, Two Times è stato aperto nel 2017 con l'obiettivo di fare qualcosa insieme a un'altra persona che come me avesse una grande passione per giochi non esattamente mainstream. Cosmos è un pozzo di conoscenza, siamo molto affini sulle cose che ci piacciono a livello videoludico e quindi una sera mentre eravamo fuori a bere una birra a Bologna, fatalità, a trovare degli amici, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ma perché non apriamo un canale e iniziamo a parlare delle cose che ci piacciono, dei videogiochi che ci piacciono. Lui era un sogno che aveva da tempo, io volevo riprendere dopo il fallimentarissimo progetto Fruit Juice Brothers
E quindi abbiamo dato vita a Two Times, appunto, nel Natale, cioè poco prima del Natale del 2017. Il primo anno è stato scarsissimo, abbiamo avuto delle views che facevano pena. Ha iniziato a esplodere, ovviamente, parlando di nicchia, nel settembre del 2018 con l'uscita di Dragon Quest 11. Ho avuto la fortuna di avere il gioco qualche giorno prima e di riuscire a portarlo prima di tutti gli altri. Tra l'altro avevo anche realizzato dei video sulla versione giapponese all'università, mi ricordavo ancora qualcosina a livello di lingua e grammatica, quindi ho detto prendo gioco in giapponese e realizzo un contenuto che non ha fatto nessuno, e anche quelli avevano dato un pochino di benzina in più al canale, che poi è esploso. Il massimo splendore del canale è stato nel biennio 2019-2020, poi da quando ho trovato lavoro vero, anche fare il lavoro vero, certo. ma per la maggior parte della gente no, e questa è una cosa che assolutamente deve essere, come dire, questa idea sbagliata deve essere messa da parte, cioè il content creating è un lavoro vero, a differenza di quanti altri. È più faticoso del lavoro, di molti lavori veri che ho fatto, molto più assolutamente faticoso. Molto più faticoso, molto più rischioso. Infatti io stimo veramente tanto chi ci si è buttato a capofitto, io non ho avuto il coraggio di farlo, lo faccio come hobby ormai, un tempo invece lo facevo come, diciamo, cosa principale, però a una certa non ho più avuto il coraggio di andare avanti con quella costanza, e lo faccio quando posso con la massima passione, ma purtroppo, certo, per questioni anche personali ho dovuto dare spazio a il cosiddetto, tra miliardi di virgolette, lavoro vero, ma il lavoro vero è anche il content creator, cioè content creating, non ce la posso fare. Comunque il canale è stato aperto, detta molto brevemente, per cercare di fare buona informazione videoludica insieme a del sano intrattenimento, perché ci deve essere anche la parte che diverte lo spettatore. Io ho sempre lavorato in questo modo, cercando di creare contenuti puntigliosissimi, più possibile perlomeno, gli errori ci sono stati, li ho sempre ammessi, dall'altra parte però, insomma, ci deve essere anche un po' di divertimento, di leggerezza, perché sennò diventa pesante. Ma cazzo, ma cosa vuol dire sta maglietta? Una maglietta del sushi è bellissima, non è una maglietta da camionista, ma è una maglietta del sushi, è che non mi vesto mai di bianco, e quelli mi prendono, non l'ho capito. Vabbè, comunque va bene. Ma è bellissima, cara. No, però in ogni caso è una maglietta un po' normalissima. Ti fanno una domanda che non so se vedi a schermo, non so se è a schermo la live o no, però immagino di sì. Vedremo mai Fedra in una serata con Lethal Company? Non so se conosci questo gioco. È un gioco in early access che è su Steam in questo momento. Ho fatto una serata qualche giorno fa con Scarlet Shadow, con Shadow, che conosci, credo, sì. Certo. E ci siamo divertiti da impazzire. È un giochino in prima persona dove tu sei sostanzialmente un corriere, una cosa del genere, non Death Stranding, qua si gioca, e devi andare a prendere in dei pianeti, in delle zone, eccetera, dei materiali da dare alla tua compagnia che ti manda a fare queste ricerche per guadagnare soldi, andare avanti. In tutto questo, non si gioca su Discord, si gioca attraverso l'URL del gioco, la distanza tra le persone la vedi con la cuffia e tutto quanto, quindi senti tutto quanto, avremo dei walkie talkie, ci sono delle cose, eccetera, e tutto questo, ci sono un sacco di mostri horror e un'atmosfera incredibile, quindi sopravvivenza interno a questa cosa. Poi casomai ti giro qualcosa, ma è tipo esilarantissimo. Nel caso ti interessasse per una sera, quando torni da lavoro, che c'hai i cazzi, dimmelo, ci organizziamo e proviamo una volta. Lo trovi a poco meno di una decina di euro su Steam, quindi è una cosa che chiaramente se vuoi fare lo facciamo poi magari qualche volta, però nel dubbio tu l'invito ce l'hai. Molto volentieri, mi incuriosisce, anche se mi fa abbastanza ridere, perché pensare di staccare da lavoro, io lavoro in logistica, perfetto e tornare a lavorare, esatto, a giocare con i pacchi, che detta così è bruttissima, adesso questa è terribile, ma l'ha andata, mi fa abbastanza sorridere, però volentieri. No, ma in realtà nel senso, però... che puoi trovare qualunque oggetto a caso, non è consegna, cioè non pensarti a Sam come si chiamava, Sam Porter Bridges, non pensare a lui che deve trasportare, non è una cosa molto diversa, è un gameplay più immediato, è una cosa più un po' più grezza perché è in via di sviluppo praticamente, però è
tanto tanto da ridere, ed è anche abbastanza nel suo, ha delle belle idee, ok? Quindi secondo me potrebbe interessarti come testo una volta, nel caso ci si sente, vediamo se li facciamo contenti. Volentieri, sono dei vostri quando vi va, mi farebbe molto piacere, anche perché se è prevista la componente horror sono sicuro che... Sì, no, vengono fuori delle scene meravigliose, abbiamo riso come dei pazzi, pur essendo horror, ma è esilarante, è proprio bellissimo. Molto volentieri, molto molto volentieri. Oh, che bello, Ignoto ha citato un gioco che amo, che è Paper Please, bellissimo. Bello, Paper Please è stupendo. Che tra l'altro ci ha lavorato uno dei designer di Naughty Dog a Paper Please. Pare che avesse lavorato su Uncharted. Comunque, Paper Please divagato. No, quindi si chiama adesso. Paper Please. Sarà il seguito. No, please, Paper, no. Va bene. Magari uno di quelli che era bravo, infatti, è andato via. Ho capito. Può essere. Mi è piaciuto il commento di Laura. Il canale dei TTN lo sappiamo che serve solo a farsi sembrare serio. Sì, l'ho visto prima. Comunque, va bene, dai. Se c'è anche solo un'altra domanda così a caso, se volete farla, fate pure. Poi direi che andiamo in chiusura, dai, che siamo un'oretta. Allora, ho visto che ne hanno fatte altre. Okay, c'è quella di Audi che dice: se volessi creare un videogioco, Fedro, che genere sceglieresti? Creerei un JRPG con protagonisti miei amici. Ma qualcuno lo ha già fatto. Qualcuno l'ha già fatto, in realtà, sì. Sì, creerei un JRPG, sì. Al di là, no, adesso, i miei amici, è un po' ironica come cosa, però sì, mi piacerebbe creare un gioco di ruolo giapponese. Mi intrigherebbe come idea. Poi vedo che vogliamo leggerne altre. Vai, risposta veloce, come vuoi tu. Dai, ancora una, l'ultima, così poi andiamo in... Un saluto a Marti, buonasera. Ciao Marti, ci siamo visti ieri in fiera, quindi la risaluto oggi. Come vedi il panorama JRPG nei tempi moderni, ci chiede Ignoto. Tra l'altro ho dimenticato, attenzione, perché ce n'è un'altra che questa la possiamo rispondere in fretta. Ok. The Stormtrooper, che dice: partiamo dalla domanda banale, chi vince il GOTY per voi e perché? Questa magari la rispondiamo al volo, dai, mi dispiace. Vai. Io ho già fatto tutto un discorso sui GOTY, quindi la mia la sanno, però rispondi pure, non ho problema. Rispondo in maniera lapidaria e velocissima. Baldur's Gate 3 per tutte le novità che va a introdurre. È l'unico gioco che davvero lì in mezzo distrugge tutto. Tears of the Kingdom se la gioca bene, ma è meno innovativo rispetto a un Baldur's Gate. Quindi Baldur's Gate 3 per me deve vincere. E con questa ti mangerò la testa poi in privato, però va bene. Tu sei per Zelda. No, io ho votato Baldur's Gate, però non per questo motivo qua. Per me è tutto un altro discorso. Però sì, ho votato anche Baldur's Gate in live, tra l'altro, quindi lo sanno benissimo. Allora ne parleremo molto volentieri. No, diventa un argomento lunghissimo, quindi è una cosa incredibile. è una cosa così. Sì, ho studiato giapponese, Cie, ancora anni fa all'università. Pensi di ricordare ancora tanto? Adesso ovviamente dirai no, non mi ricordo niente, però pensi di essere ancora sul pezzo? Arrivo a Ogenki Desuka, sì. A posto. No, forse no. Ogenki Desuka o Ayo Gozaimasu. Ok, cose del genere. No, dai, qualcosina sì, ma mi ci devo un attimo rimettere, che non ricordo nulla, sono passati tanti anni. Ok. Niente, poi vedo che Noir ci chiede del lato della cartigia. Vabbè, quelle sono la cappella di schifole pure. Vabbè, direi che si può andare in chiusura. Bellissima, l'ho letta anch'io prima, le stavo scorrendo. Allora, io direi che a me è piaciuto un sacco, spero che ti sia divertito anche tu, spero che si sia divertita la chat, ovviamente, perché è padrona della scena, ovviamente. E è stato molto, molto interessante. Secondo me è andata molto, molto bene. Mi sono divertito, spero anche per te. E che dire... Ragazzi, questo signore qua ci ha dato tanto intrattenimento, quindi andate a seguirlo, il canale lo trovate lì sopra, pinnato, mi raccomando, eccetera, eccetera, quindi cliccate, date uno sguardo, se non lo conoscevate, ma molti di voi lo conoscono perché attraverso di me per forza o al contrario, insomma, quindi sì, è stato un pomeriggio piacevolissimo e Fedro, io ti ringrazio tanto di aver partecipato.
E direi che poi ci aggiorniamo per altre cose, qualcos'altro si può fare insieme in, in futuro. Tra cui un progettino che, non, che magari vediamo più avanti. Che, ah, quello che... di cui ti ho parlato. Vedremo. Che magari vediamo. Avremo modo di sentirci per bene a riguardo. E vedremo, vedremo. Niente, in chiusura anch'io voglio ringraziare tutta la tua community che è stata fantastica. È sempre bello venire qui. Hai una community veramente tanto attiva che si vede che ti vuole bene, che è molto attenta. Per quanto riguarda il mondo del videogioco, ho visto anche dei nomi nuovi che sono contentissimo di aver conosciuto, diciamo. E niente, ti ringrazio per questa opportunità. Mi scuso per non essere stato al top, per essermi mangiato un botto di parole. Non ti preoccupare. Non fate caso al pessimo italiano e anche la, la stanchezza dovuta a Games Week. Ho dormito poco e ho ancora la testa pesantissima e non è per la birra, come magari i malini. Io non stavo dicendo niente, l'hai detto tu, non c'è gente. E niente, mi fa anche piacere che siano passati dei ragazzi della mia community, tra cui Noir, Sky, vabbè, Laura, insomma, si destreggia tra la mia e la tua da sempre, quindi però è stato un piacere rivederla qui. E niente, Cala, sai che quando vuoi ci sono e ci sarò anche per quel giochino che mi hai proposto prima. Va bene, va bene, poi ti dico meglio, tanto poi ci risentiamo sicuramente, per quello sì, ma ripeto, secondo me ti divertirai un sacco, proprio anche solo per... se ti conosco abbastanza ti divertirai un sacco. E vedremo, dai. Certo. Va bene, grazie ancora di tutto, allora. Ciao, Cala, e un saluto a tutti, buona serata. Alla prossima. Ciao, ciao.